E bentornati sul mio canale. Vi ricordo e vi invito a lasciare un like proprio così, subito, senza neanche guardare il video, e a iscrivervi al canale, dato che mi darebbe davvero una grande mano, visto che poi ora ho anche smesso di editare, quindi non so come farò a crescere. Comunque, è veramente tanto che non mi faccio sentire, perché come ben sapete ho deciso di smettere di riprendere se non succede niente di eclatante. Siccome questo è stato, mi sembrava abbastanza inutile di riprendere. E mi sono anche ripetuta, maledizione. Comunque, adesso sono al parco a studiare. A provare a studiare per l'università, per il test che dovrò tenere a settembre, dato che non so come mai e per quale santa ragione oggi il papà dei bambini è arrivato a casa prima, ma molto prima, quando stavo mangiando, e quindi adesso li ho portati a casa da scuola e sono libera. Fra l'altro mi è venuto un mezzo infarto perché è arrivato a casa quando io stavo mangiando e stavo prendendo il sole, però stavo prendendo il sole in un angolino della casa, praticamente senza maglietta. Allora ho sentito suonare il campanello, mi sono vestita tutta di corsa, La prossima volta spero che mi avvisino quando arrivano a casa, perché sennò posso fare delle grandi figure di merda. Comunque, se mi metto così mi vedete ancora o sono contro luce? Guardate, faccio una prova. Sono contro luce, quindi devo continuare a tenere il braccio steso e finché dura fa avventura. Vi volevo solamente dire che ormai mi sono abituata a questa vita, mi sono abituata a tutto, tranne alle fibre. Quelle penso non mi abituerò mai, e non mi sono ancora abituata al clima, perché qui un secondo fa c'era il sole, adesso è venuto freddissimo, mi sono dovuta mettere la felpa. E sono sempre più tranquilla. E inoltre l'altro giorno a scuola è arrivata una nuova ragazza e abbiamo quindi fatto una nuova amicizia, tanto che domani credo o dopodomani andremo tutte insieme, io, Anna, Natalia e questa nuova ragazza, a Richmond. Andremo a mangiare al Whole Food, perché io insisto, e poi dopo andremo a cercare il parco quello con le renne. E sono molto contenta di questa cosa, perché almeno, dato che c'è questa ragazza che non è italiana, anche se usciamo tutte e quattro insieme, sono costretta a parlare inglese, perché di solito se eravamo solamente io, Anna e Natalia, finivo per parlare italiano, perché Natalia capisce l'italiano e Anna è italiana. Altro aggiornamento: finalmente credo di aver capito qual è il mio problema alla schiena. Allora, intanto ero spaventatissima e pensavo di averci chissà cosa, ho pensato fino a di averci un'ernia, proprio ero spaventata e demoralizzatissima. Invece, da quello che posso evincere, è solamente una contrattura, il che è molto positivo, perché vedo che quando faccio foam roller comunque si risolve abbastanza la situazione e mi sento meglio. Il problema è dovuto al mio squat. Ho fatto squat questi due mesi sbagliando stance e posizione del bilanciere. Ho capito che avevo sbagliato stance la scorsa settimana, infatti questa settimana ho provato a fare la stance più larga. E oggi ho provato ad abbassare un pochino il bilanciere. Non faccio una low bar, ma non è ancora una high bar, però ho spostato un pochino in basso il bilanciere e me lo sento molto più saldo a livello del deltoide. Non è il deltoide, è il trapezio. E quindi oggi sono riuscita a fare squat con 50 kg, quindi va bene, potrei fare molto di più, però la schiena non mi ha fatto minimamente male. E questo l'ho riscontrato anche dopo, facendo la panca, perché di solito quando facevo la coppiata, squat e panca, arrivavo a fare la panca che c'avevo i crampi alla schiena dal dolore. Invece oggi no, perché evidentemente sono riuscita a modificare la mia postura nello squat e quindi a sovraccaricare meno sulla schiena. Questa cosa mi rende abbastanza felice, perché almeno nel tempo che mi resta prima di tornare a casa non rischierò di uccidermi. Sono contenta perché sono riuscita a capire l'errore e magari riesco ora, basandomi su questo, a correggere la situazione. Però va tutto bene, tutto sommato. E ora tornerò a casina tra un po'. Adesso mi metto davvero a studiare almeno mezz'oretta di nuovo per bene.
e poi mangeremo e basta. Ultimamente sono in strafissa con il bagel, l'hummus e le melanzane grigliate. Se non l'avete mai provato, fatelo. Sono molto più attiva su Instagram, quindi di solito lascio lì le foto di quello che mangio, le foto di qualche allenamento, e, perché è molto più semplice da utilizzare, è una cosa abbastanza più diretta, quindi da un certo punto di vista preferisco. Diciamo che mi lascio YouTube per le occasioni speciali, però ogni tanto un aggiornamento ci sta. Quindi ora vi do un bacino e ci vediamo, non lo so, però ci vedremo.